Regione Emilia-Romagna, giochiamo in casa, è stata una fra le prime regioni in cui le battaglie del Movimento 5 Stelle hanno avuto effetto, perché i vitalizi in Regione Emilia-Romagna sono stati tagliati già dalla scorsa legislatura, ovviamente a valere da questa. Quindi noi che siamo i nuovi consiglieri regionali non prendiamo e non prenderemo il vitalizio. E questa è già una vittoria del Movimento 5 Stelle, perché le battaglie fatte con le leggi, le firme raccolte nelle piazze sono arrivate in consiglio, i vecchi consiglieri regionali hanno fatto questa battaglia. Cosa succede però? La battaglia che noi abbiamo fatto in questa legislatura è che esistono ancora i vitalizi per i vecchi consiglieri regionali. Questo ci costa 5 milioni di euro l'anno. Di qui alla fine di tutti i consiglieri regionali che ne hanno diritto, tenendo conto che vivono 20-25 anni dopo i 60 anni, sono ancora 100 milioni di euro che la Regione Emilia-Romagna dovrà spendere. Noi da inizio legislatura abbiamo cominciato a chiedere che quei vitalizi venissero tagliati, perché uno, molti di quei consiglieri regionali prendono il vitalizio da consigliere regionale, il vitalizio da parlamentare, il vitalizio da parlamentare europeo. Quindi abbiamo detto: mettiamo il divieto di cumulo, se prendi un vitalizio scegli uno di quelli. Questa proposta di legge è passata in Regione Emilia-Romagna, quindi da questa legislatura in Regione Emilia-Romagna c'è il divieto di cumulo dei vitalizi. Abbiamo anche detto: facciamo diventare comuni mortali come tutti noi quei vecchi consiglieri regionali, perché loro hanno depositato in una legislatura di 5 anni circa 60.000 euro, nella loro vita utile da pensionato ne prenderanno 450.000 euro. Non esiste nessun pensionato che ha un rapporto contributo di quanto prenderà in nessun tipo di pensionato. Abbiamo detto: ricalcoliamoglielo col sistema contributivo. Questa cosa non è riuscita a passare, non siamo riusciti a fare passare questo concetto. È quello che poi si sta cercando di far passare anche a livello parlamentare. L'unica cosa che su questo siamo riusciti a far passare è il contributo di solidarietà. Quindi di qui ai prossimi anni chi sta percependo, chi perceperà il vitalizio subirà una decurtazione che va dall'8 al 10 al 12%. L'altra cosa che siamo riusciti a far passare anche qui in Emilia Romagna, l'età del vitalizio era 60 anni, ma abbiamo detto: ma come? Noi la prendiamo a 67 anni la pensione, perché a loro 60? Quindi anche qui siamo riusciti a far introdurre, non come volevamo noi, con la dicitura il vitalizio lo prendi come qualsiasi dipendente dell'amministrazione pubblica, questo non è passato, è passato una sorta di scalone, cioè nel corso dei prossimi 5 anni a regime comunque ci si avvicinerà ai 65 anni. Anche questa è una battaglia che abbiamo vinto, ovviamente non come volevamo noi, però è già un obiettivo raggiunto. Grazie. Sara?